Francesco, penso che tu volevi chiedere Ecco, qualcosa. no, a proposito di Verona, come hai appena citato, diciamo che la rivelazione del campionato adesso non può che essere il Cagliari, perché il terzo posto è sorprendentissimo. Però anche il Verona, allenata da Juric, che sinceramente in estate nessuno poteva aspettarsi di trovarlo adesso a metà classifica, comunque nella parte sinistra. Ecco, da allenatore un giudizio anche su Juric. Ma ha fatto un ottimo lavoro, lo conosciamo lì già da Primavera di Genova, poi da Crotone che l'ha portato in Serie A, poi adesso. Poi tira e molla sempre con Genova che non aveva supporto idea della società, poi adesso ultimamente a Verona, ovunque è andato ha lasciato le cose molto, molto positive. È un lavoratore, è un perfezionista, è uno che fa quello della squadra. Di Sì. origine umili, i giocatori lo seguono. Secondo me questo è un grosso pregio del attore. Ci mette sempre la faccia prima di tutto e poi è anche molto molto competente, aggiornato, che segue attività di diverse società in giro per il mondo per vedere anche i possibili futuri sviluppi del calcio, perché gli allenatori se non si aggiornano, se non con attenzione, un po' in un anno o due rimani indietro e dopo non riesci più a stare, è sempre aperto. Sì, assolutamente sì. Poi tra l'altro ne approfitto anche per ringraziare il mister perché ci aveva detto che stava a Coverciano per l'appunto a fare un corso di aggiornamento. Sì, è vero quello che ha detto su Juric, perché poi Juric io lo apprezzo per l'umiltà, perché praticamente lui era un allenatore offensivo, adesso al Verona, visto il materiale a disposizione, ha dovuto cambiare un po' le sue vedute tecnico-tattiche. E oltretutto, sì, si è aggiornato, ha detto una cosa giusta perché poi era andato in Inghilterra a trovare Antonio Conte per vedere le sue metodiche di allenamento quando stava al Chelsea.